Buonasera, sono io, Gianfranco Lombardi. Allora, io, cioè questa mia missione di vita, che devo svolgere, c'è cioè anche la Madonna, guardate l'anello della Madonna di Fatima, sono una sorta di missionario, come un sacerdote che va in Africa in missione. Io vado in missione con la musica, con l'aereo e vado all'estero. Sono stato in Svizzera. Sono stato in Inghilterra, sono stato in Francia, sono stato in Spagna. Adesso vado a ottobre in Portogallo a trovare la Madonna di Fatima e poi vado in Grecia. Almeno questi paesi più significativi dell'Europa, per essere una persona che porta la sua musica in Europa. Cioè, non per vanto, non per diventare importante, di cui non mi interessa, ma per far sì che le mie canzoni, 400 brani, siano conosciuti all'estero. Vado con l'aereo, con semplicità, prendo l'aereo e vado a parlare all'estero anche della mia musica. Ecco, nel frattempo visito anche l'estero. È un destino che mi ha tracciato, una strada che mi ha segnato la Madonna, secondo me, di cui sono molto devoto, perché arriverò anche in Portogallo, scenderò a Lisbona, perché farò scalo lì per poi a 100 km andare a Fatima a ottobre. In Grecia vediamo dopo novembre, dicembre, comunque a ottobre sono anche in Portogallo. Perciò seguitemi perché la mia vita diventa sempre più speciale. Perché? Ma non è un vanto, è per far capire a tutti i sostenitori che vale la pena seguirmi, perché io sono una persona seria che vive con semplicità le cose. Non prendo l'aereo per fare il buffone, prendo l'aereo perché mi serve per andare a parlare della mia musica anche all'estero. Perciò sono cose serie, da persone di sostanza, non da buffoni. Quelli non valgono, quelli che si vantano, si atteggiano, come anche quelli che sono ricchi che ostentano, sono cafoni. I cafoni valgono poco. La sostanza è nella semplicità e nell'umiltà. Io sono un missionario nella vita. Metto a disposizione di tutti i miei sostenitori queste mie capacità e anche la mia cultura, esprimendola con molto rispetto e umiltà, per poter mettermi a disposizione di tutti e far sì che la mia musica, lasciando liberi la gente, venga sempre più apprezzata e possa arrivare nei cuori, nella mente e nell'anima di chi vorrà apprezzare la mia musica, come diceva il grande Karol Wojtyla, che ho conosciuto e ho baciato le mani a Roma, anche Pertini: chi vivrà, vedrà. Pace e bene.